24 aprile del 2024, siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. San Fedele da Sigmaringa, frate minore cappuccino, nato a Sigmaringa, Germania nel 1577, è morto in Svizzera nel 1622. Da famiglia religiosissima, fu avviato agli studi e all'Università di Friburgo ebbe la laurea in utroque iure, cioè diritto civile e diritto ecclesiastico. E insegnò in tante parti d'Italia ai figli dei nobili il diritto, ma a 34 anni lasciò tutto ed entrò nell'ordine dei frati minori cappuccini. La Santa Sede lo mandò in Svizzera per convertire i calvinisti, anche per conto dello Stato, in quanto la Svizzera apparteneva all'impero austriaco ed erano cattolici, interessava al governo, all'imperatore, che fossero tutti cattolici. Ma c'erano i calvinisti ben forti che ogni tanto assaltavano chiese rivoluzionarie. Padre Fedele, sacerdote, cappuccino, grande missionario, andò lì e predicò così bene, specialmente perché scriveva dei pamphlet da distribuire e ottenne tanto successo. L'ultima predica si udì uno sparo, ma lui continuò la messa, la predica, poi uscendo dalla chiesa fu assaltato sia da militare sia da rivoluzionari e ucciso a bastonate e a colpi di spada. Fu beatificato da Benedetto XIII nel 1729 e canonizzato da Benedetto XIV nel 1746. Il Vangelo di oggi è di San Giovanni, capitolo 12, versetti 44-50. In quel tempo Gesù esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto
lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dopo aver ribadito per ben due volte Gesù che è uguale al Padre, e quello che dice non è suo ma è del Padre, ma tale che chi crede in lui crede nel Padre, crede in Dio, chi non crede in lui è chiaro che rimane fuori dall'amore di Dio. Tanto che Gesù afferma, ed è frequente nel Vangelo di San Giovanni, che è venuto nel mondo per portare la luce, perché gli uomini escono fuori dalle tenebre. E non è venuto per condannare. C'è chi condanna, la parola, la sua parola condanna. In modo tale che chi crede in lui ha la luce. Chi non crede rimane nelle tenebre. Ed è fondamentale questo concetto. Ci sono le tenebre che vogliono soffocare la luce, ma non ci riusciranno. La luce vince sempre le tenebre. Anche una piccola luce fa sparire le tenebre. Amen. Alleluia. Le tenebre non possono vincere la luce. Quindi crediamo a Gesù e alla sua parola, e le tenebre non ci sommergeranno, perché la luce splenderà nella nostra vita, cioè la verità contro la menzogna. Il Signore sia con voi, il Signore vi custodisca e vi protegga, il Signore faccia risplendere su di voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo luminoso su di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre, specialmente per quelli che sono nelle tenebre, dell'errore o del dolore, perché attraverso noi splenda la luce dell'amore di Dio che non tradisce e non condanna mai. Alleluia. Ci possiamo aiutare dalla Vergine Santa, a tutta luce, a tutta splendore, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, questo santo martire francescano, fedele, San Fedele a Sigmaringa, e tutti i santi, gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, San Gabriele e San Raffaele. Rimaniamo nella luce e le tenebre non potranno fare niente su di noi.